Signore ci invita a fare un memoriale di quello che ha fatto e fa con noi. È l'uomo più forte, lui, Dio fatto carne, più forte di ogni demonio. Per noi ha dato la vita, ha fatto questo grande esorcismo sulla croce, scacciando dal profondo del cuore la menzogna del demonio, con la quale sempre ci tiene schiavi. È ovvio, non stiamo parlando soltanto di fenomeni di possessione che pure esistono, ma stiamo parlando di quella parte del nostro cuore, tante volte preda del demonio, preda della sua menzogna. Poi i frutti li riconoscerete, è un giudizio, c'è una mormorazione, se c'è un pensiero malvagio, no? Sulla storia, sulla nostra vita, su ciò che accade. Il nostro sguardo quando non è limpido nei confronti del fratello, quando non pensiamo bene, quando non stimiamo l'altra, la sorella, il fratello, superiore a noi. Lì c'è sempre lo zampino del demonio, la sua menzogna, sempre che ci mette in alto. Il Signore si incarica con forza e misericordia di liberarci sempre. Viene, è venuto alla nostra vita e ha fatto della nostra casa la sua dimora. Però è anche vero che nessuno è confermato in grazia. Ci piacerebbe, ma non è così. Questa mattina ci siamo alzati e c'è una lotta, c'è un combattimento da assumere. Quello che a noi non piace, però è così. C'è un combattimento. La nostra vita è una milizia. La nostra vita partecipa del combattimento escatologico, di cui parla la Scrittura, di cui parla l'Apocalisse. E non so se tutti i giorni abbiamo questa lucidità, no? Questo discernimento per vedere gli eventi della nostra vita in questa, nella verità, nel quadro di questo combattimento. Molte volte probabilmente cadiamo, inciampiamo nei pensieri mondani, per cui interpretiamo mondanamente i fatti e quindi viviamo mondanamente le situazioni, le realtà, la realtà, le relazioni, gli eventi difficili, e ci troviamo poi a combattere contro le creature di sangue e di carne invece di combattere contro il demonio. Combattiamo con la sorella, combattiamo con i genitori, combattiamo con i figli, combattiamo con la malattia, combattiamo con l'ingiustizia, combattiamo e ci troviamo affaticati e pronti ad aprire di nuovo il demonio. È lì il punto vero. Con chi combatti tu oggi? Con chi combatto io oggi? Se combatto. O forse non combatto già più, forse ho abbassato la guardia. Forse mi sento a posto, sono un prete, sono una suora, in fondo mi dedico al Signore. E invece no, molto di più un cristiano, molto di più una persona che è stata scelta, messa da parte, da una missione, è attaccata. Non piace oggi questo, perché il demonio si camuffa così bene che si mette dietro la psicologia, dietro alla sociologia, dietro... Allora abbiamo una risposta per tutto, anche tanta esegesi purtroppo, no? Di fronte al Vangelo interpreta mondanamente. E poi noi sappiamo che non è così, vero? Perché poi alla fine, per quanto possiamo interpretare mondanamente le cose, cioè con un pensiero mondano, un pensiero umano, il male rimane. E chi dà una risposta al male? Il male grande, alle ingiustizie grandissime, alle perversioni più terribili, alle guerre, alla violenza sui bambini, l'aborto, alle famiglie distrutte, ai figli che soffrono, ma poi il male che meno, se io faccio il male che non voglio, invece di fare il bene che vorrei, chi mi libererà da questo? Dice San Paolo, no? Grida, siano rese lode e grazie a Dio che per mezzo del suo figlio mi ha liberato. Ma dice, ci ha liberato perché restassimo liberi. Ah, pensavo come il demonio ci ronda, ci gira intorno, famelico, perché ha nostalgia di te. Forse questo pensiero ci potrebbe aiutare. Lui ha nostalgia della tua casa. La casa vuol dire la famiglia, la casa vuol dire la comunità religiosa, la comunità cristiana, la tua anima. Lui è geloso di te, di me. Lui sa che nella tua vita, nella tua storia, in tutti gli eventi, sono scritti i nomi di tantissime persone che Dio ha pensato di salvare. Tu immagina, se riesce a farti cadere, se riesce a farti inciampare, e comincia piano piano, no? Subdolamente, con un pensierino,
Dice la scrittura, il cuore dell'uomo è un abisso, chi potrà conoscerlo? Ma quello che punta al demonio è la nostra distruzione, perché sa che se distrugge te, distrugge tantissime altre persone. Allora la guerra è mirata al demonio. Allora oggi ci aspetta una battaglia, sapendo che c'è il demonio che ha nostalgia di te. Ma questa mattina viene il Signore, un'altra volta a donarsi a te, a me, a pulire, a combattere, dice, spartisce il bottino, poi per esempio nell'originale qui è interessante, dice, spartisce le spoglie, il Signore viene, distrugge l'uomo vecchio, il Signore viene con un'umiliazione, proprio con quello che il demonio usa per farti cadere, il Signore viene per umiliare l'uomo vecchio, per metterci in ginocchio, perché possiamo stare prostrati e chiedere, Signore, aiutami, Signore, e aprire il nostro cuore. E se lui entra, pulisce la casa, fa una cosa meravigliosa della nostra vita, ogni giorno. Perché la nostalgia della tua casa, della tua anima, del tuo cuore, della tua mente, del tuo sposo, il Signore nostro Gesù Cristo, è infinitamente più grande e potente di quella del demonio. Questo ogni giorno io verso il mio sangue per la nuova ed eterna alleanza. Ci abbiamo mai pensato? Ogni giorno che noi celebriamo l'Eucaristia, ogni sabato, ogni domenica, la nuova ed eterna alleanza, certamente, è stata fatta una volta per tutte. Ma siccome non siamo confermati in grazia, siccome siamo liberi, siccome possiamo cadere, ogni giorno è nuova ed eterna l'alleanza che viene a fare il Signore con te e con me. Ogni giorno, non si stanca. Ogni giorno, perché ogni giorno tu sei diverso, ogni giorno io sono diverso. Ogni giorno ci sono eventi che plasmano la mia storia, che no, mi lasciano lì tante volte perplesso, e lui viene. Allora, chiudiamo le porte o no? Oppure pensiamo anche noi, come questi che pensavano male, che il Signore in fondo le cose che ha fatto nella mia vita, le ha fatte, o quello che accade nella mia vita, che l'opera di Dio nella mia vita, attraverso i fatti, le persone, sono invece opera di Belzebul. Cioè, cambiamo il bene in male, e il male in bene, vediamo tutto storto, o abbiamo discernimento, desideriamo il discernimento, o scegliamo la carne. Questo ogni giorno è così. Il Signore conosce, dice, no, l'intenzione del nostro cuore, e dice, guarda la tua vita, ma veramente tu pensi che quello che io sto facendo è opera del demonio? Ma se fosse opera del demonio, se non fosse amore per te, tu saresti distrutto, vero? E invece guarda, quel fatto che ti ha fatto mormorare, che ti ha fatto dubitare, e mai avresti potuto pensare che era un mio segno, un miracolo del mio amore, ha ricostruito la tua famiglia, ha ricostruito la tua vita. Ti ha fatto vedere che con quella persona eri tu a sbagliare, ti ha fatto riconciliare con quella persona. Quell'umiliazione che hai ricevuto ti ha messo nella verità, non era il principe dei demoni, cioè non era il male, non era l'ingiustizia, non era qualcosa che ti faceva del male per il gusto di distruggerti, ma era il mio amore, lo vedi? Perché ogni regno che sta diviso in se stesso crolla, ma tu non sei crollato, sei meglio oggi, no? Questo Signore ogni giorno, lo Spirito Santo parla al nostro cuore, però bisogna stare attenti, molto attenti, perché il demonio più pulita vede la casa, più vuole tornare, più vede la tua vita composta, ordinata nell'amore, più ti vede abbandonato al Signore e più ti attacca, eh? Allora il combattimento è alla caratteristica del cristiano, vuoi servire il Signore, dice la scrittura, preparati alla tentazione.